Buonasera a tutti. Allora, un piacere avevo chiesto alla Juventus, un piacere avevo chiesto, se batteva la Lazio, niente, non è in grado neanche di battere là. Però bisogna dire che la Juventus ha giocato, diciamo, bene, la Lazio secondo me alla fine ha giocato meglio, ha meritato. Poi di conclusione, sì, giocate personali, Chiesa che ha fatto, Di Maria che oggi stoppava la palla, pure in area di rigore faceva delle cose allucinanti, insomma. Poteva anche finire in pareggio, insomma, per me era la partita da pareggio. Il peggiore in campo è stato l'arbitro Di Bello, perché è una cosa vergognosa. Il primo gol che ha convalidato la Lazio, ma penso che neanche nei pulcini c'è una cosa vergognosa. Ma come non si fa a fischiare la punizione? Ma io non ne voglio parlare più. Voi sapete che mi sono sempre, come si dice, inimicato gli ex colleghi, ma non è possibile, non è possibile. Cioè, proprio non esiste una cosa del genere. Che un arbitro, mamma che bello sto chiù, che un arbitro non fischi una pulizia, quello è proprio un classico fallo per sbilanciarmi, anche se me la dai poco la spinta, ma si fischia quella punizione sacrosanta. Il VAR non interviene, dice, ma com'è possibile? Perché il VAR non se ne frega niente. Il VAR dice, vabbè, te la vedi tu l'hai visto, sono cavoli tuoi, perché dice, l'intensità della spinta la controlli tu, ma quello è fallo tutta la vita. Quindi errore tecnico clamoroso. All'inizio colpo di spalla di Locatelli, fallo di mano di avambraccio, un altro fallo di ammonizione di Cuadrado, neanche l'ha cacciato fuori. Gli sto tirando i piedi a Di Bello, gli sto stroncando un'altra partitaccia oggi ha fatto. La partita, cioè, adesso contano gli episodi, da Fiorentina Milan, il rigore che si è inventato su Cabral oggi ha proseguito, è ritornato alla grande, altra partita inguardabile. Quindi siamo a livelli, grazie a Dio, speriamo, sto tirando i piedi affinché fallisca, lo mandino a casa. Nel 2003 io abbiamo fatto il raduno insieme, ho anche la fotografia, se vi faccio vedere, dovrei avere la fotografia con l'abito di Bello di Brindisi, perché qua ancora non avete capito con chi state parlando. Perché voi pensate che qua state parlando che Piripicchia e Cleopatra qua, voi state parlando con inglese di Foggia, cioè. State parlando con inglese di Foggia, vedi il maestro quando era in campo. Anche per i miei alunni, lo sapete che quando vengo in classe io ho fatto l'arbitro? Lo sapete chi è questo qua? Lo sapete chi è questo qua? Chi è questo qua? Chi è questo qua? Chi è questo qua? Questo è inglese di Foggia, guarda che fisico avevo inglese. Questo è inglese? È inglese di Foggia questo qua, va. Ostuni Brindisi, 4.000 spettatori. Devo andare a prendere. Qua è quando sono andato a San Siro, vedi? A Milano. Dici, tu non vai mai allo stadio a San Siro. Sono andato quando ho fatto il militare, vedi? Ed eccomi qua, vedi? Quando ho fatto il militare. Questo è l'esordio in promozione. Vedi? Capurso Minervini, che è fisico, vedi? Stiamo parlando, state parlando con l'inglese di Foggia. Non sai che stiamo parlando che Piripicchia e Cleopatra. Ostuni Taurisano. Ostuni Taurisano, inglese. Cioè, per dimostrare che io ho fatto l'arbitro, insomma, non per, vedi, inglese qua mette la barriera, vedi. Cioè, non è che sono uno che si alza la mattina e si mette a parlare di calcio come la maggior parte di quei cretini che stanno su YouTube. Questo è con Giannini, vi ricordate Giannini, il capitano della Roma? Quindi vedete qua, Casarano, al Capozza, chi è di Casarano può conoscere il Casarano Monopoli, Copertino, Ostuni. Che fisico, guarda, ragazzi. Ma che da fa di bello? Ma vedi sta di bello con gli indivisi? Ah, inguardabile. Un attimo che se mi prendo la divisa, mi prendo la, perché vai a pigliare? Se la riesci a trovare l'ultimo raduno, non lo trovo più. Windows 10. Questo è il raduno in regione. Ecco qua. Abbonato Luciano Imbriano, mi vedo un po' Luciano. 97, visto che Marino Magrin, oggi sono l'archivio storico del Mae, Marino Magrin, ex Juventus. Ma quando avete mai visto niente in Davida? Ma capite mi in Davida? Ma prendete conto che non capite niente. I palleggi, che fa? L'uscita dagli spogliatoi dell'acqua, non trova la foto che Di Bello è scomparso. Di Bello, dove si? Vedete qua su una Di Bello, un attimo su, vediamo sotto. Ecco qua, ignoranti del cazzo, chi sono io? Vedete questo raduno? Vedete questo raduno? Mi trovate l'arbitro Di Bello? Chi è Di Bello? Vediamo un po', è un po' sfocato. Guardate bene Di Bello dove sta. Guardate, guardate. Chi è questo? Chi è questo qua? Chi è questo? Vedete bene, chi è questo qua? Chi è questo? Chi è questo? Vedete bene questo? Chi è un pazzo di accusato? Se non si vede la luce.
Questo qua chi è? È Di Bello questo qua. Questo è Di Bello, Di Bello. Questo è Di Bello. Eccolo qua. Ecco qua, Di Bello, Di Bello. Inglese, dove sta inglese? Vedete bene, inglese, 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 inglese. Chi è questo qua? Chi è questo qua? Inglese, dove sta? Sta qua, inglese. Questo è inglese. Vedi? Raduno, che c'è scritto qua? Raduno. Argione arbitrale 2002-2003, capito? A sapere che dopo vent'anni Di Bello in Serie A e a che sa fare i video su YouTube a farti divertire a te, capito? No, io di no, quindi qua da partire Bitondolo Corotone 4500 spettatori. Ad che Lazio, Juve, vabbè, comunque scandaloso, scandaloso e vergognoso per gli amici di Napoli. Non sapete neanche chi è questo qua. Chi è questo qua? Quando avete vinto l'ultimo scudetto? Quando avete visto l'ultimo scudetto, camarada, chi è questo qua? Gli amici di Napoli, chi è questo qua? Chi è questo qua? Mi avete capito niente, mi avete capito niente. Prima di parlare da me, prima di parlare da me, o prima che sui interessi, tu sciacquata va a bocca. Per non parlare poi artisticamente parlando, che vi sotterra, ma anche calcisticamente, state sotto 3.000 anni. Comunque. Non tengo a subire fotografie di questa qua pure. Ma mi ride che te ne vuoi fare, a bomboletta. No, niente. Per dimostrarvi che col varo no, il signor Di Bello di Brindisi, mamma mia, 97, raduno arbitrale, 97, mamma mia, Marina di Ugène. Cioè, anche col VAR. Ci sono errori clamorosi, grazie a Dio Di Bello verrà punito anche oggi perché non fa niente che c'è il VAR. Comunque ha sbagliato, è l'errore gli resta. Quando andrà l'osservatore nello spogliatoio, gli dirà: caro amico mio, là era fallo. Hai capito? Là era fallo. Ci ha capito niente. Naturalmente in Serie A non rischi la pelle. Quello quando arbitravi in Eccellenza faceva sempre partite 3-0, 4-0, 5-0, partite del cacchio facili. Musicalmente parlando, questo è Bonanni, il primo corno dell'orchestra di Chicago, 2005 questa fotografia, quindi vabbè, basta, vi ho fatto già vedere troppo. Quindi. Per dire che inglese, non è che siete parlando che Piripicchio e Cleopatra, cioè, capito? Inglese, non è che siete parlando che Piripicchio e Cleopatra, cioè, devo sempre rifarvi ricordare, anche allo Conte, quelli di Quinto Potere, ma dico, ma stiamo scherzando? Ma quindi la vita vostra, mi fate niente. Oltre a finire che le locce, avete i cangili, ma capite fa? Ma capite fa? Ma volete mettere che a me, volete me? Me ne sono andato a OCB per questo, perché non merito di stare in mezzo a quelle capra, Tom e Milani, ma chi sono quelli là? Ma che veramente, lui? Per cortesia, lungi.